Bella ragazzi, Kickswill, ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati su GTA 5 online in compagnia del nostro fantastico Mino. E siamo nella villa del nostro carissimo amico Madrazzo. Più semplice di così io direi che si muore, no? Comunque sì, non siamo nella villa che ha sulle colline di Vinewood, ma siamo nella villa che ha, diciamo, in periferia di Los Santos. In teoria dovrebbe essere nel lato ovest di Los Santos, di preciso. E quindi niente, come potete ben vedere, l'alba di un nuovo giorno, il sole si accinge a sbucare da dietro la montagna. Tra l'altro, che villa bella che è il nostro Madrazzo. Ebbene, semplicemente ci ha chiamato nuovamente per le missioni omicidio, perché ancora una volta gli è piaciuto come abbiamo lavorato, anche se prima o poi il nostro Mino mi sa che sarà licenziato perché ogni tanto cade a caso. E quindi niente, adesso andiamo a vedere un attimino cosa ci propone il nostro carissimo Madrazzo. Quindi ragazzi, mi raccomando, superiamo assolutissimamente i 150 like se volete altri video sulla modalità omicidio. Mi raccomando, controllate che l'ex è andato, è importantissimo, cliccatelo per benino. E inoltre condividete il video con i matti con tutti i vostri amici. E inoltre, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Se lo fate, siete dei grandi. Bene bene, allora vediamo un attimino cosa ha da offrirci il nostro carissimo amico Madrazzo. Andiamo a citofonargli e vediamo cosa ha da dire. Ok, non c'è il citofono, quindi mi sa che dobbiamo bussare. Ok raga, ed eccoci qui fuori dalla casa di Madrazzo. In realtà non so per quale motivo ci ha riportati nella sua vecchia casa. Oddio, nella sua vecchia casa, nella casa che ha sulle colline di Vinewood. Evidentemente ci ha dato un passaggio fino a qui. E comunque sia, ciò che ci ha spiegato è che praticamente niente, gli hanno rubato un aereo con un carico speciale. E di conseguenza noi dovremmo andare all'aeroporto e distruggere l'aereo prima che parta. Semplicemente il nostro carissimo Madrazzo è onesto nel fare. Gli rubano una cosa, accade qualcosa che per lui non va bene, distruggila, uccidila, qual è il problema? C'è da dire che il nostro carissimo amico Madrazzo però è una persona veramente abbastanza particolare, eh? Ma a noi va benissimo così, l'importante è che ci paghi e che ci faccia passare del tempo con le sue proposte di lavoro molto interessanti. Comunque, un palo, mamma mia, no no no, palo, palo grosso, no, mamma mia, sono ancora vivo raga. No Joker, cos'è no Joker? No Joker raga, niente Joker, mi dispiace. No, ma ho preso il rosso. No, ok, non ho capito bene. Se voi avete capito, per me va bene. L'importante è che abbiate capito voi. Ma io non ho capito una mazza, sinceramente. Cioè, ero caduto di sotto, però poi sono ritornato su. Come cosa è alquanto strana, io oserei dire che ha dei tracciamenti paranormali. Che poi tracciamenti paranormali, tratti paranormali, semmai no, tracciamenti paranormali. Anche la mia lingua mi sa dei tratti paranormali, già. Elimina il bersaglio. Ok, andiamo immediatamente ad eliminare sto bersaglio. Vediamo un attimino chi è il simpatico che andremo ad eliminare quest'oggi. Noi entriamo qui, o là ci sta un botto di gente, raga, veramente un botto di gente. Allora, distruggiamo l'aereo prima che parta, perché sennò altrimenti parte e succede un casino. Io lo so già. Boom, ok, non esplode. Lanciagli un altro razzo, non esplode ancora. Lanciagli un altro. Ok, è esploso l'aereo e va benissimo così. Eliminiamo il bersaglio, credo sia lui, non lo so. Perché c'ho questo? Via la carabina. Ok, perfetto, il coso speciale dov'è il bersaglio, raga? Signor bersaglio, sono qui per lei. Dov'è, scusi? Ah, ok, sta lassù magari, no, ok, non è lui. Dov'è? Sta scappando, cosa sta facendo? Si sta nascondendo, raga, dove va? Ma mi prende in giro, signor bersaglio, dove va, signor bersaglio? Niente, mi prende in giro il signor bersaglio. Ma dov'è, raga? Io non lo vedo, dove cavolo è sto bersaglio? È sul tetto? Cioè, non lo so, boh. Può essere che è su... E tutta sta polizia da dove è arrivata? Scusatemi perché non l'ho capito. Comunque sì, credo sia sul tetto. Non mi chiedete come c'è finito sul tetto, ma è sul tetto. Perché io qui non lo vedo, a meno che non sia qui il... ma è dentro l'aereo il bersaglio, regà. Eh sì, è dentro l'aereo, regà, l'ho visto, è lì vivo. Vedete che c'è, che è ancora vivo là dentro. Come ha fatto a sopravvivere all'esplosione, regà? Intanto ci sta la polizia che mi ammazza qua a caso. Bello, caro bersaglio mio, ti piglio in te. Oh là, perfetto, ho ucciso il bersaglio. Però non devo morire io. Piglia la macchina della polizia, andiamo. Ma proprio veloce, devo andare via. Fuggi dal Los Santos International Airport. Sì, veloce, piglio anche l'aereo, guarda. Giusto per non incastrarci in vari casini, pigliamo l'aereo e andiamo via. Comunque sì, mi sa che il gioco prevedeva il fatto che l'aereo decollasse e io poi dovevo distruggerlo con il pyro qui, con st'aereo, no? Siccome io sono stato abbastanza premunitivo e frettoloso, beh, ho distrutto l'aereo e lui non è morto. Per fortuna che l'ho visto, mannaggia, lui era dentro l'aereo. Aereo messo lì fermo, tranquillo, no? Il bersaglio si stava godendo la sua giornata. Dice, oh, ma parte sta aereo, sì o no? Cioè, non vuole partire, sembra un bruciacchiato. C'avevo lo spumante in mano, è esploso. Però ciò non giustifica il fatto che l'aereo non parta. Allora, io sono partito e mi sono anche allontanato. Ma gli associati, ok, ci stanno provando, diciamo, più o meno, stanno provvedendo alla fuga. No, raga, no, 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 che esplode. Via, via, che ho fatto una cavolata.
Ah, aspetta che la tua squadra fugga. Ma quando ci mettono a fuggire, raga? E vabbè, aspettiamo con molta calma che la nostra squadra fugga. 2000 years later. Hola, ce l'hanno fatta, missione vittoria. Siamo morti sempre in un modo strano prima con l'elicottero, no, con l'oppressor. Però io direi che il nostro carissimo amico Madrazzo è sempre soddisfatto, no? Abbiamo fatto un bel lavoretto, no? Sono morto due volte io come un deficiente, ma va bene. Ok, raga, ed eccoci qui nuovamente di fronte casa di Madrazzo. Allora, ci sta l'oppressor, io non vorrei prenderla, però devo prenderla per forza perché è l'unico veicolo che è qui disponibile. Però vediamo di utilizzarla in un modo abbastanza clemente. Ecco, comunque sì, allora il nostro Madrazzo, la missione che ci ha dato per oggi, per questa notte, è una missione dove dobbiamo uccidere un traditore del nostro carissimo amico Martin. Perché non si tradisce Martin. E praticamente sto qui era uno spaccino, un trafficante. E niente, semplicemente adesso ha un pochettino preso in giro il nostro amico Martin e sta disobbedendo soprattutto ai comandi dell'amico Martin e sta vendendo della merce ai Vagos. E questa cosa non si fa. E di conseguenza Martin ha detto: guarda, io non voglio che i Vagos si pigliano la mia roba, uccidili tutti. E quindi bene, allora andiamo qui, andiamo da questa e andiamo anche da quest'altra. Qua ce ne abbiamo già uno, come ha fatto a non vedermi? E c'è, ecco, ok, devo fare tutto in furtiva, raga. Allora, pistola in mano, boom, meno uno. Ah, siamo proprio sul luogo dello scambio, stanno proprio scambiando adesso la merce, ragazzi. Interessante, interessante. Allora, qui ci vorrebbe un po' di coordinazione, però... Bene, ok, li abbiamo stesi tranquillamente. Ancora la mia squadra deve arrivare. Però io già nel frattempo sto provvedendo ad eliminare tutti. E questa cosa va più che bene. Allora, vediamo un attimino. Qui davanti a noi ci dovrebbe stare un altro tizio. Vediamo, già, eccolo lì. Allora, eliminiamo prima, non lo so, quello che è girato così. E poi quello che è girato di spalle. Boom, ok, eliminato. Ancora prima che potesse avvisare gli altri. Qua ci stanno gli altri due, devo essere veloce pure adesso. Uno e due, ok, perfetto, ci siamo. No, mi ha visto, cavrone. In realtà ha visto i miei associati che hanno fatto casino, ragazzi. Bello, è che osi sparare, tu spari a me. Ecco, vedete, sono arrivati i miei associati, hanno fatto un casino. Entra nell'impianto, ok, elimina il bersaglio. Dove sta il bersaglio? Non lo so, dove devo andare, aiuto, raga, non lo so dove devo andare. Ragazzi, quanti ce ne stanno? Belli miei. Comunque ci aveva già fatto andare qui nell'impianto di riciclaggio. Però sto giro vuol dire che è un altro truffaldino maledetto, eh. Mannaggia, mannaggia sti truffaldini maledetti che truffano il nostro Madrazzo. Come osano. Uno, due, guardalo, guardalo, guardalo quant'è. Guardalo che brutto, guardalo. Guardalo come osi, lezzo. Dobbiamo andare via, raga, dobbiamo andare via. Apriamoci qui le strade e usciamo da davanti. Ok, ci siamo, possiamo uscire? Io direi di sì. Il nostro lavoro l'abbiamo fatto, il nostro omino è caduto pure, va bene. E questa volta oserei dire che l'abbiamo fatto quasi in modo impeccabile. Se non era per i miei associati che arrivavano a distruggere tutta la furtività che avevo creato, il tutto sarebbe stato fatto in modo veramente furtivissimo. Cioè veramente un qualcosa di spettacolare. Buttiamoci da qui. Olà, buttiamoci anche da qui. Prendiamo sta macchinina che ha trovato qui il nostro associato e andiamo via. E beh, mentre ci accingiamo a trovare l'uscita da questo coso, che l'abbiamo trovata, io direi ai nostri carissimi Vagos adios. Che sembra troppo cheat cannavacciuolo, però va bene. Come al solito è sempre un casino lasciare la zona, eh. Ecco, sono pure morti per lasciare la zona, ecco. A few moments later. Ok, finalmente tutti hanno lasciato l'area. È sempre un casino lasciare l'area, come già detto prima. E niente, io direi che il nostro amichetto Madrazzo anche per oggi si può ritenere abbastanza soddisfatto di tutto ciò. Quindi ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Oggi abbiamo fatto queste due missioncine per il nostro carissimo amico Martin. Diciamo che è rimasto soddisfatto, come già detto prima. Quindi niente, raga, mi raccomando, supereremo assolutissimamente i 150 like se volete altri video sulle missioni omicidio. Mi raccomando, controllate che like sia andato, cliccatelo per benino finché non diventa blu. E inoltre condividete il video con i matti con tutti i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Quindi, se volete passare dal mio profilo Instagram, dalla mia pagina Facebook, link in descrizione, iscrivetevi, è tutto. Bella raga!